Buongiorno ragazzi, benvenuti nel mio nuovo video. Oggi, che è sabato, si farà un breve trekking. Il punto di ritrovo è a Gallio, solo che io ho il solito problema, cioè quello di non avere la patente, e quindi mi sto dirigendo dove appunto la persona che mi dà un passaggio ha deciso di incontrarci per caricarmi, che sarebbe l'Hotel Vittoria qui in via della Provvidenza. Vabbè, comunque dettagli. Allora, la mezza giornata che andrò a vivere oggi si dividerà in adesso mi incontro con una persona che mi dà il passaggio. Arriviamo a Gallio, ci troviamo con gli altri, si farà il trekking che durerà appunto 2 ore e mezza più o meno. Sono 6 km con 263 metri di dislivello. In teoria non dovremmo neanche essere sulla neve o ghiaccio, perché appunto l'organizzatore appunto ha avvisato che non servono né ramponcini che né le ciaspole. Quindi in teoria o non c'è neve o non si andrà sulla neve. Dopo il trekking, alle 18:30 all'aeroporto, sempre lì vicino a Gallio, Asiago, faranno lo spettacolo pirotecnico, che non vedo l'ora di vedere, perché io impazzisco per queste cose, anche perché insomma non si vedono tutti i giorni, quindi. E insomma, come vedete dietro qui, io ho portato il cavalletto per la macchina fotografica. La macchina fotografica, sperando che la batteria regga, e farò un po' di foto che poi vi metterò quando sarò là. Intanto, come prima cosa, pensiamo a dirigerci al punto di incontro del passaggio, in modo da appunto vivere al meglio questa esperienza. Poi, per finire, c'è anche da dire che dopo lo spettacolo pirotecnico ci sarà anche la cena già prenotata. Io non ho prenotato, io mangerò un pezzo di pizza che mi sono portata da casa, però vabbè. E poi dritti verso casa. Scusate il rumore, ma sono nella statale. Bene, è già arrivato l'orario del cambiamento della giornata, cioè che abbiamo cambiato punto di incontro con quella che mi dà il passaggio, e sono davanti alle Brentelle, come vedete qua. Adesso mi ha sorpassato, non mi ha visto, sto andando a recuperarla. Quindi l'ho vista, l'ho trovata e basta. Adesso vado a recuperarla. Siamo appena arrivati al ritrovo, adesso siamo tutti qua, adesso partiamo per la camminata. Ho dovuto mettere gli occhiali perché qua, come vedete, il sole spacca, perché siamo saliti oltre le nuvole e la foschia. Quindi in teoria anche per i fuochi stasera si dovrebbero vedere senza problemi. Adesso vi dico un'altra cosa prima di partire, cioè che metterò il giro su Strava. Adesso attivo Strava, se mi ricordo, e quindi vi propongo anche di seguirmi su Strava.
trova, se volete vedere l'anello o il giro effettivo che faremo oggi. L'organizzatore ha deciso di lasciare appunto il gruppo, ogni partecipante libero di scegliere cosa fare, nel senso che c'è chi ha deciso di fare la camminata e vedere i fuochi, solo i fuochi, solo la camminata, la cena e chi non cena. Quindi insomma è molto libero e organizzato come evento. Adesso aspettiamo tutti e partiamo. Però prima di partire, come ben sapete, come gli sportivi fanno, bisogna nutrirsi. Io qui ho una barretta energetica. Non riesco a aprire con una mano, però adesso... Barretta energetica sui palpi. Questo è quello che ci aspetta. Una salitona. Tra l'altro io, siccome ho dato una parola su un video che uscirà e riguarda la palestra, quindi spoiler per tutti quelli che stanno guardando questo video. E allora, praticamente prima a casa, prima di partire, mi sono allenata e ho detto: Rebecca, ricordati che dopo dovrai cambiare le scarpe, perché non ti alleni con quelle da trekking ma ti alleni con quelle da running, anche perché ci sono degli esercizi da fare per le braccia che prevedono grip sulle scarpe, tipo piegamenti, cose così. Comunque non vi dico troppo perché sennò vi do troppi spoiler. Quindi insomma, venendo al dunque, mi sono dimenticata di cambiarmi le scarpe e ho su ancora quelle da running, che sono queste qua. Come vedete il grippo qua non c'è perché sono appunto da running e quindi sono lisce sotto. Qui, come vedete, c'è un po' di fanghiglia e servirebbero quella trekking, o meglio Mari Trail, le ASICS, che sono quelle che vi ho portato in altri video, con le quali mi trovo fantasticamente. Però purtroppo oggi mi sembra le sono dimenticate. Notte, dove siamo, il paesaggio che è stupendo. Io dico sempre che la montagna a me piace rocciosa, però anche qua, quando arrivo qui dopo tanto, anche qua è insomma mozzafiato, molto bello, anche se io preferisco appunto quella rocciosa. Dritti per lì, andiamo avanti. Facciamo sentire. Il sasso di oggi l'ho trovato, anche quello. Arrivati alla panchina gigante gialla. Vedete, il sole è sparito. Cioè, non era impressionante come
uno schiocco di dita ci vuole per cambiare il panorama, la temperatura soprattutto. Anche se mi vedete ancora vestita così, non vuol dire che non abbia freddo. Foto fatte, panchina vista, adesso torniamo giù. E torniamo giù in teoria dalla stessa strada, se non per qualche variante. Una volta giù il programma prevede appunto di tornare alle macchine e prenderle e andare all'aeroporto, che è dove ci sarà lo spettacolo pirotecnico, che non vedo l'ora di vedere. Precisazione, e alla fine il gruppo non si è diviso, ma siamo tutti un gruppo e abbiamo deciso di far tutta la camminata. Guardate il cielo che colori ha adesso. Appena parcheggiato la macchina per andare a vedere i fuochi d'artificio e siamo all'aeroporto di Gallio. Vi lascio direttamente allo spettacolo pirotecnico, non vedo l'ora. Da notare già la gente che c'è là. Allora, la situazione sta sfuggendo un po' di mano. Stanno continuando ad arrivare pullman pieni zeppi di persone che vogliono guardare questi fuochi d'artificio. E questa è la situazione. Adesso manca ancora un'ora, 45 minuti, però intanto si sta riempiendo per bene. E da notare anche il cielo là. Stupendo. 5, 4, 3, 2, 1, 0!
che cosa penso che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale, e se ti penso tu sei un'anima, forse questo temporale che mi porta da te, e lo so non dovrei farmi trovare senza un ombrello anche se I feel there's no one to turn to.
di Asiago e Parente Fireworks. Vi ringraziano per la vostra presenza. Appena finiti i fuochi, adesso ci stiamo dirigendo verso il ristorante dove andremo a mangiare. La vedi? Perché dobbiamo andare? Appena arrivati al ristorante, guardate la tavolata, stupenda. Siamo qui al tavolo, adesso aspettiamo le pizze che abbiamo ordinato. Io ho ordinato una pizza col tonno, che è la solita che mangio. Ci è arrivato napoletana. C'è un botto di gente tra l'altro. Abbiamo appena finito di mangiare, adesso andiamo a pagare e si torna a casa. Adesso vi saluto, vi ricordo di mettere un mi piace, condividere il video e commentare qua sotto con qualche altra escursione che volete vedere sul canale. Mi raccomando, seguitemi pure su Strava, che postilla non ho attivato oggi perché alla fine mi sono dimenticata come ogni volta, però se volete appunto seguirmi per vedere quando mi ricorderò di attivarlo, vedrete i giri che farò. Ci vediamo al prossimo video, ciao ciao.